Ben ritrovati di nuovo su ReviewU, vado a recensire insieme a voi questo cinturino in pelle della Kima Era, comprato su Amazon, link in descrizione, compatibile per Apple Watch serie 5, 4, 3, 2, 1 da 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm. Allora, andiamo a vederlo insieme. Innanzitutto arrivo all'interno di questa confezione, così semplice, tra l'altro arriva anche a sua volta il cinturino all'interno di questa confezione, quindi doppia protezione, e a sua volta all'interno, vabbè, poi della scatola di Amazon. Sono già andato a montarlo e l'ho tenuto un attimo al polso anche per, come posso dire, renderlo più o meno elastico, adattarlo al polso. Questo perché su Amazon ho letto ovviamente alcune recensioni di persone che dicevano: ma è veramente rigido. Ma è ovvio che è rigido. Per chi lo sapesse, io ho già fatto qualche recensione di orologi, diciamo un po' questa passione, e di cinturini di pelle o comunque finta pelle che sia, ne ho comunque provati, e quindi è normale che all'inizio ci sia questa rigidità che alla fine si va sciogliendo, mettendolo al polso, o comunque all'inizio lo prendete e incominciate a fare un po' così finché si modella. Questo è il cinturino, ve lo mostro da vicino. È una pelle di alligatore, così viene detto. Sembra simile alla pelle di alligatore, non so se effettivamente sia poi pelle di alligatore, così viene scritto, genuine leather, quindi dovrebbe essere pelle. Però non ho la certezza, sta di fatto che comunque al tatto si presenta veramente bene. Dietro presenta cuciture, come anche davanti, fatte a quanto pare a mano, così viene detto, ma comunque anche se non fossero a mano, sono veramente accurate e ben fatte. Nero davanti, appunto, abbiamo 3, 6, 7, 8 buchi. Questo passante per inserire il cinturino scorrevole, e poi abbiamo la parte, la fibbia in argento. Andiamo invece adesso a vedere gli agganci qui del Apple Watch, che devo dire era l'unica preoccupazione che avevo riguardante questo cinturino, per il fatto che appunto pensavo, vabbè, adesso magari si sgancia o magari non è all'altezza. Invece, ragazzi, sono rimasto soddisfatto. Questo perché effettivamente sono ben fatti, agganciati con due viti e hanno la stessa protezione, lo stesso meccanismo di quello originale. Questo è quello originale, quindi lo stesso sistema di bloccaggio col click. Guardate. Praticamente io, avendo quello di gomma in dotazione, ho voluto prenderne uno un po' più elegante e sono rimasto soddisfatto, devo dire, soddisfatto per il fatto che al polso risulta bello da vedere, risulta comodo, la rigidità viene via se voi all'inizio fate un po' così o comunque se lo indossate, quindi non preoccupatevi. Odore non ne sento di odore, quindi anche inodore. Un'altra cosa, beh, il mio modello, ma penso di averlo già detto pochi secondi fa, è un serie 5 da 40 mm, quindi una volta sulla pagina di Amazon che c'è appunto la possibilità di selezionare la taglia, voi selezionate 38 mm barra 40 mm. Quindi selezionate appunto la taglia che volete, ed è presente anche in diverse colorazioni. Potete scegliere infatti marrone oppure gold. Poi facciamo la prova del 9, giusto per farvi vedere che si incastra correttamente. Io vado ad inserirlo, sentite? E non si muove.